Ciao, allora oggi un video un po' particolare perché vi voglio parlare della mia hair care routine, soprattutto della come metto in piega i capelli perché ho i capelli mossi, ma per farli diventare leggermente più lisci, perché sennò sembro un barboncino, e vi mostro alcuni prodotti nuovi, tra cui soprattutto questa. Ok, questa è della Tangle Teaser e si chiama, me lo sono segnata perché è lunghissimo il nome, Brow Styling Smoothing Tool Half Size. Questa è la misura media, poi c'è quella più grande, ma guardate questa quanto è grande. Per i miei capelli va, che arrivano qui, va benissimo. Per i capelli più lunghi o per chi ne ha tanti, soprattutto c'è anche il full size e i prezzi. Intanto questa, che poi ve ne parlerò bene del motivo, questa che è la media, costa, ho visto dei prezzi che vanno dai 20 euro ai 25, facciamo 20 euro, mentre quella grande parte dai 25 e arriva ai 30, quindi ci sono 5 euro di differenza. Vi ho registrato varie clip. E portate pazienza, ma sono in bagno con i capelli bagnati e quindi sono clip proprio, dove vi faccio vedere che comunque ho fatto shampoo e balsamo e ok. E poi come faccio per metterli in piega. Capelli bagnati, la prima cosa che faccio è andare a pettinare con questa. Io uso la classica Tangle Teaser, questa che è una vita che ho e mi toglie tutti i nodi, mi pettina bene i capelli, già mi toglie un po' l'effetto crespo e non me li spezza. Questa spazzola si può tranquillamente non comprare perché ho trovato che ultimamente nei vari negozi ci sono tantissime imitazioni, ma comunque molto più economiche, ma che hanno i dentini molto simili. Ad esempio questa che ho appena trovato, ve la faccio vedere bene. Vedete che i dentini sono proprio simili. Eccola, questa è Royal Beauty, l'ho trovata alla saponeria a 5 euro. È molto simile, è anche comoda da impugnare, è piccolina, fatta un po' a ovetto, quindi va bene anche da portare sempre dietro nelle borse della palestra, dalla piscina, e anche lei non spezza i capelli, quindi tranquillamente si trovano prodotti davvero low cost ma molto simili, perché sono proprio i dentini quelli che vanno a evitare che i capelli si spezzino. Dopodiché asciugo i capelli un po' col diffusore perché voglio togliere l'acqua in eccesso e poi vado a finire a pettinarli e ad asciugarli con questa spazzola. Thank you.
vedere un po' nel video, vado a prendere alcune ciocche, ci metto il phon e inizio a tirarle. Prima di farlo con questa, io prima di scoprire questa, usavo la classica spazzola, questa qui, ok? Che è anche un marchio costoso, devo dire. E usavo questa per lisciarli. Da quando ho scoperto questa spazzola qui, io intanto faccio molta meno fatica e soprattutto non vado a rovinare i capelli, perché ha i denti fatti sempre tipo alla Tangle Teaser, quindi non va a strapparli, mentre con questa mi rimanevano sempre tantissimi capelli nella spazzola perché devo andarli a tirare e si spezzavano. Poi ha un sistema, vedete queste scanalature, queste qui, queste, ecco, è un sistema che intanto va a finire di asciugarti i capelli e diffonde il calore, quindi tu le vai a mettere sui capelli, qui c'è il phon, e inizi a tirarlo così per lisciarli, e intanto il calore del phon non è solo in questa zona, ma si diffonde, quindi asciughi prima i capelli, li lisci bene, non li bruci. È un po' un effetto meno della piastra, cioè se voglio proprio liscio a plomb, dopo faccio una passata di piastra, però già con questi i capelli sono molto più disciplinati e avete visto nel video come ho i capelli da bagnati, quindi uff, sono molto più disciplinati, sono molto più hanno un leggero mosso, sì, perché comunque domani li devo lavare, quindi è qualche giorno che li ho lavati, cioè hanno un attimo di pazienza, però vedete nel video bene bene come fa. Poi oltretutto ho notato che andandoli a rovinare meno sono molto più lucidi, quindi davvero ve ne ho voluto parlare. Normalmente non vi parlo di questi prodotti e sto parlando tantissimo, ma questo è davvero secondo me uno di quei prodotti scoperta soprattutto per chi tende a lisciarsi sempre i capelli come me, perché io prima usavo sempre questa, oppure per chi va sempre di piastra, anche perché se uno vuole comunque la piastra dopo, già con questo che ha fatto un buon lavoro iniziale, la piastra dobbiamo applicarla a meno tempo e quindi li andiamo a rovinare meno. E dopo questo bla bla bla, io spero di esservi stata utile e mi fate sapere se l'avete provato, come vi siete trovate, se avete altre qualche tipo di hair care, eye styling routine, sempre che non vada a rovinare i capelli, perché se no già ne ho pochi, vado proprio a danneggiarli ancora di più. E spero sia stata utile. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale così non perdi le prossime recensioni beauty, e alla prossima, ciao!